Pensate che i titoli del settore cura della salute abbiano già fatto il loro corso e siano cresciuti troppo? La risposta in breve è no. Indubbiamente le valutazioni sono cresciute, però questo comparto sta oggi portando sul mercato una nuova linea di prodotti. Il minimo delle valutazioni è stato intorno al 2009. Da allora senz'altro si è cresciuti, però se andiamo a vedere quelli che sono i PE attualmente quotati, siamo circa a metà del range rispetto alla media degli ultimi 20 anni. E con i nuovi prodotti che sono adesso in arrivo sul mercato, pensiamo che vi sia la possibilità di espandere i multipli, i PE, di un altro 15-20%, per cui siamo ottimisti su questo settore. A livello di paesi, dove vedete le migliori opportunity? Innanzitutto mi verrebbe da dire negli Stati Uniti, infatti gli Stati Uniti rappresentano ancora la realtà dove vi sono maggiori possibilità per un'azienda giovane di riuscire ad arrivare sul mercato e riuscire a quotarsi. C'è un'industria del venture capital molto avanzata che è in grado di finanziare molte nuove aziende farmaceutiche, parecchie di queste sono in effetti poi degli spin-off universitari portati avanti da giovani scienziati e negli Stati Uniti hanno senz'altro più opportunità di crescere e di arrivare sul mercato. Inoltre in Europa, in alcune parti di Europa, ci sono comunque aziende innovative, aziende molto molto innovative, anch'esse con la capacità di crescere e di arrivare sul mercato. Queste due aree, queste due regioni rappresentano senz'altro ancora i leader al mondo, anche se comunque gli Stati Uniti sono il posto dove è per un'azienda più facile arrivare alla quotazione in borsa. Che principi guidano la vostra selezione in termini di azioni? Essenzialmente ci basiamo su due principi. Innanzitutto trovare delle aziende che abbiano dei prodotti innovativi, dei nuovi prodotti sul mercato. Secondo, che queste aziende trattino delle valutazioni convenienti. Cercavamo quindi di combinare due principi, nuovi prodotti e buone valutazioni. Potrebbe sintetizzare la vostra strategia di investimento? Per quanto riguarda il nostro fondo Health Innovation, possiamo senz'altro dire che è focalizzato sul settore della cura della salute, che è un comparto che a sua volta si divide in molti sottosettori, dal farmaceutico agli strumenti diagnostici, all'IT per la sanità. Vi sono un sacco di settori all'interno di questo macro gruppo, si tratta di un universo di azioni molto elevato. All'interno di esso cerchiamo società innovative che siano in grado di avere dei prodotti che siano competitivi rispetto ai propri concorrenti e che combinino questa innovazione con delle buone valutazioni al momento giusto.